quindi Giovanni mi diceva 18 km di costa lì qua. Sì, sì. Ma viene gente anche da fuori, sì? Normalmente sì, per i destino se ne viene di gente. Stranieri anche? Anche stranieri, poi ci sono i delicatessi, si dice uno ogni paese. Le delicate vengono poi dappertutto, c'è in Francia, Germania, Belgia, America, per i destino scendono un po' tutti, o per trovare i parenti, esce un po' tutto. Ma quindi molti delicatesi lavorano fuori, anche all'estero, sì? Tutte e due siete sono delicate? Sì, sono a Colonia, ci sono 3.000 delicatesi, sono in Colonia, in Germania. Ma ne vale la pena secondo lei, Giovanni? Le cambio la domanda, se voi non vi foste mossi da lì, no? Avreste guadagnato molto meno. Ma scusi, siete in affitto nel Casal Maggiore? Sì, ma dico, se lei fa proprio, se noi andassimo dal suo commercialista, no? E analizza proprio tutti i movimenti. Se lei, Giovanni, andasse dal commercialista e rivedesse proprio tutte le sue spese, i suoi movimenti, eccetera, eccetera, davvero le è convenuto arrivare al nord, comprare casa? Sì, non le conveniva? Sì, ma quanto guadagna a Boletto? Il doppio? Sì, se ero in Sicilia non avevo un lavoro a tempo determinato e non avrei potuto neanche permettermi di comprare casa. Vabbè, ma ce l'aveva già, se dalla famiglia, no? Sì, la famiglia è un discorso, ma la casa mia personale no. Io sì, dopo 3 anni che ero là già ha fatto un bel mutuo, no, chiarissimo, però è un po' come me, cioè vede ad esempio a me, ma lo sa dove è Pieve Modolena, no? È verso Reggio Emilia, no? Pieve Modolena. Sì, lo sai detto. Io abito adesso a Migliolungo, che è verso Coviolo, è alla periferia di Reggio. No, quindi a Pieve Modolena, mio papà, io sono figlio unico, i miei genitori fecero questo discorso. Ero bambino, fino a 7 anni, nel 78 abitavo di fianco a una fabbrica di plastica, di politene, anche pericolosa per la salute, diceva. Mio papà diceva, abbiamo in una casa infelice, una casa, una stalla, era allevatore infelice. Quindi abbiamo fatto una viglietta, no? Facciarista, il suo orgoglio, si è indebitato alla morte e anche una stalla nuovissima, no? Dopo pochi anni ha dismesso il bestiame e ha iniziato a fare il lavoro a domicilio a Cottimo, no, incollare scatole per la famiglia Cantagalli, sai, il giocatore di volley Luca Cantagalli. Il papà ha un'azienda importante, Artigrafica Reggiana a Cavriago, il papà è scomparso. Ebbene, hanno costruito questa casa molto bella. Lui, il suo piano era, io ero bambino, dai 7 ai 23 anni abitavo sopra con i genitori, poi mi sono sposato, non andavo d'accordo. Il piano era questo: quando non ci saranno più i tuoi nonni, noi andremo di sotto e tu salirai di sopra con tua moglie. Ecco. Poi io, siccome non andavo d'accordo con loro, con i miei genitori, figlio unico, culture diverse, prima sono andato in affitto 3 anni e poi abbiamo comprato casa con mia moglie, questo nel 98. Dico, ma tutto questo perché, un po' come sono anch'io, mia mamma un po' invadente, mio papà ansia, depressione, tipo raccomandazioni inutili, tipo stai attento quando guidi, eccetera. Dico, ma lei andava d'accordo con i suoi? Sì. Sì. Ma se fa 2 calcoli bene, non le conveniva la precarietà laggiù, evitare la casa, evitare di stare a 1.000 chilometri di distanza, no? Perché sennò sarebbe rimasto, se le conveniva, no? Ovviamente. Ma da quanti anni è andato via? Sono 12 anni che sono andato. Ah, quindi quindi ne ha 45. Fino ai 33, e che ha fatto? Il precario, quindi? Sì, sì, lavorare in un rivelino, curatore, campagna, sempre il mio lavoro. Quindi a termine, sì. O a cozzo? Sì, 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 sempre senza contratti, senza niente, alla giornata, non va bene questo. Quindi adesso almeno è assunto. Sì, a me ha delle soddisfazioni, questo pago, poi riesce a pagarti in casa, riesce a fare quello che non riuscivo a fare giù. Mi sarebbe piaciuto farlo giù, da quello che ho fatto, ma pazienza. Però a me